questa coppia allenata da Maurizio Margaglio con Paola Mezzadri che ne ha curato le coreografie, le ha aiutati nel montaggio dei programmi. Paola è andata proprio in Finlandia per poter collaborare con questa coppia, con Maurizio Margaglio, perché lo scopo di Maurizio Margaglio per far crescere il movimento della danza in Finlandia è anche quello di far confrontare questi atleti con altre realtà, con altri allenatori. Maurizio mi diceva proprio: ci tengo tantissimo a portarli anche fuori, in tutti gli stage estivi, per poter far vedere loro anche proprio il diretto confronto con coppie che sono più brave. Eccoli allora pronti, Olesia Carmi e Max Lindholm al loro debutto europeo. Vicinissimi alla balaustra. E questa è la prova di Olesia Carmi, Max Lindholm. Come ti sono sembrati? Ma vedi dalle loro espressioni molto contenti per quello che potevano fare, evidentemente hanno fatto del loro meglio, sicuramente. Precisi, molto tecnici, hanno delle buone basi Olesia e Carmi, essendo molto giovani Max anche loro, Lindholm, penso che finisca, potranno finora. sicuramente crescere molto solidi, molto solidi. Ancora tanto da fare dal punto di vista Sono espressivo, passati senior proprio nella passata stagione, sì, per proprio. cui si vede ancora, no, diciamo, l'atteggiamento junior per Sì, quanto riguarda il proprio loro modo di da bambini portarsi. E quasi, sì. qui vediamo proprio Maurizio Margaglio che li segue. E le musiche che abbiamo sentito sono delle musiche che hanno voluto fare proprio, diciamo, un omaggio al loro paese, sono musiche famose in Finlandia e quindi sono state scelte appositamente per questa coppia della quale andiamo per rivedere i ralentini. Alcuni passaggi, tanto comincia ad apparire sul nostro monitor addirittura un livello 4 nella prima sequenza di polka, però
bravi. Il lavoro ovviamente di Maurizio Margaglio, lo ricordiamo, è stato chiamato proprio dalla Marina Zueva per, soprattutto per la sequenza della polca. Devo dire che ci sono riusciti, vedi come cambia il valore base, perché Yankee Polka a livello 4 ha valore base 7 punti, Yankee Polka la seconda sequenza a livello 3 6 punti, quindi già ci si gioca un bel punticino. Certo. Su quel livello, Set di Twizzle a livello 3, 5 punti, non male, la No Midline solo 2, invece no, no Touch e Rotational Lift, livello 4. Ho detto, tecnicamente veramente carini e precisi. Dovremmo andare a vedere quanto verrà dato per i components. Sì, ovviamente non saliranno più di tanto, però è giusto che sia, perché anche noi che lo vediamo da qui fuori vediamo che sono più giovani, ancora acerbi, ancora da veramente da rifinire dal punto di vista espressivo, però quando c'è la base tecnica poi si può sicuramente lavorare. È importante. Intanto guarda, iniziano a uscire il primo qualificato che è apparso proprio per la coppia ungherese, Susanna Nagy, Mate Fejes, quindi davvero questo è importantissimo, no? Questo risultato, quando inizia a comparire ovviamente la Q, si tira anche un sospiro di sollievo. E aspettiamo il punteggio per Olesia Carmi e Max Lindholm. Do una comunicazione di servizio anche per i nostri funzionari che ringrazio. Essendo saltata una coppia, ovviamente verrà anticipato il rifacimento del ghiaccio che era previsto alle 12.51, mentre verrà proprio effettuato subito dopo questa coppia. Quindi noi al termine di questo punteggio che stiamo vedendo insieme, 44.29 con 24.50 per Technical Elements, 19.79 per i components. Guarda Maurizio, non riesco a capire se è soddisfatto o meno, sta guardando qualcosa. Sai, l'obiettivo è la qualifica, quindi finché non sanno se sono qualificati, certo, o no, non può dire se è soddisfatto o no. 44 è lì con testa sciolle, sono molto molto vicini, quindi potranno essere in zona qualificati o no, a seconda di come faranno poi gli altri. Ecco, allora noi adesso andiamo a fare proprio il riepilogo della situazione fino a questo momento per quanto riguarda il risultato della Short Dance. Abbiamo visto al comando Nagy Fejes, per i quali c'è la qualifica, così come già sono qualificati Ramona Elsner, Florian Rust, la coppia svizzera. Poi abbiamo in terza posizione Federica Testa e Lucas Solli, in quarta proprio la coppia finlandese Olesia Carmi, Max Lindholm, poi gli austriaci Gail Eisenbauer, la Bielorussia Volodenkova Bakunov e a chiudere proprio Sara Kovar e Georgi Genjase per la Bulgaria.